l'obiettivo è proprio quello della messa in rete, quindi della conoscenza, ma anche del lavoro comune. Da una parte mettere in rete le associazioni giovanili, dall'altro essere appunto il tramite attraverso cui l'amministrazione, le istituzioni dialogano con i giovani. È una serata di cui sono molto contenta, di festa, in cui appunto i nodi si ritrovano e organizzano delle attività insieme, si scambiano anche delle esperienze, delle attività, cioè si conoscono e fanno delle attività insieme. Quest'idea sempre di più di fare partecipare i giovani direttamente, insomma, alla vita attiva, sociale, culturale dei nostri territori attraverso questo strumento, il Foro dell'Educazione Giovanili, che appunto è uno strumento che a tutti gli effetti mette in moto tutti quei, diciamo, meccanismi per la partecipazione, quella reale, delle aggregazioni giovanili e dei giovani singolarmente. Uno dei progetti su cui abbiamo puntato, e proprio anche questo posto lo dimostra, è quello delle officine dell'arte, perché naturalmente pensiamo che le politiche giovanili si creino e si sviluppino attraverso la comprensione e l'interazione sociale tra i giovani, ma tra le persone. Sono convinto sempre di più che non c'è un'altra strada se non quella di quello che stiamo facendo, cioè lavorare per rilanciare appunto quantomeno la problematica delle politiche giovanili, partendo se possibile da quello che i giovani hanno da dire, e hanno molto da dire, di quello che già fanno. Interessante secondo me come esperimento, perché mette insieme delle cose molto molto diverse, delle esperienze proprio radicalmente diverse. Da una parte ci stanno i giovanissimi, da una parte c'è chi è un po' meno giovane, ma semplicemente perché comincia a professionalizzare il lavoro dell'associazione giovanile. Ready to rock steady.